Campadonna, diciamo, è ovviamente per missione sempre vicino alle pazienti. Questo è il nostro primo obiettivo che perseguiamo oramai da anni, visto che siamo nati nel 1994 su un'ispirazione del professor Veronesi che aveva, diciamo, due importanti argomenti da sostenere e percorsi da fare. Il primo, quello di stare vicino alle donne, il secondo, di essere dei portavoce di queste donne sui tavoli dove si prendono le decisioni. E quindi questo è sicuramente il nostro percorso. Abbiamo partecipato e sostenuto questa ricerca perché questo tumore è un tumore particolarmente aggressivo che al momento in cui viene diagnosticato deve trovare un humus a partire dalla paziente, quindi a tutto l'entourage familiare e amicale, un humus favorevole per partecipare ad una cura sempre molto precisa. E quindi abbiamo appoggiato questa ricerca che essenzialmente parte da una rilevazione molto importante. Abbiamo contribuito a fornire persone con questo tipo di tumore ed è venuto fuori che in realtà al momento della diagnosi in particolare viene fuori tre parole importanti: la paura, lo sgomento e davvero il non sapere cosa fare. E quindi sulla base di questo poi l'indagine prosegue su donne a distanza di tempo e quindi si vede che in realtà dopo il primo momento di sconcerto si riesce piano piano ad arrivare ad un percorso, ad uno stato d'animo più inclusivo, più, non dico rassegnato, ma più centrato sul fatto del percorso della patologia e della cura. E quindi a questo proposito non potevamo essere assenti. E siamo felici che questa tipologia di donne, si dice sempre che dal tumore oramai si guarisce, è vero, non voglio togliere nessuna speranza, però ci sono alcuni tumori che sono particolarmente aggressivi, questo è uno di quelli e proprio per questi dobbiamo fare qualche cosa tutti quanti insieme.